L'armonia nelle parole, nei pensieri, nelle relazioni, l'armonia nei colori, nei movimenti, nelle voci, l'armonia nel corpo, nella scrittura, nelle linee e in ogni altra sfaccettatura che la vita ci presenta è un concetto elevatissimo e sublime. Non è solo una concordia emozionale ed intima, non è solo un'unità di intenti, un'alleanza, non è solo una proporzione raffinata o una disposizione accurata. L'armonia è l'incastro perfetto delle parti. In musica è quello che rende delle singole note una bellissima sinfonia. Laura De Luca oggi ci fa fare un viaggio armonico all'interno di quello che è il mondo per eccellenza dell'armonia, quello musicale. Quale migliore occasione per parlare di armonia che quella offertaci da un musicista particolare, da una notizia di cronaca musicale. Qualche settimana fa, in occasione del Roma Expo Guitar, che si è svolto nella seconda metà di marzo, è stato presentato un oggetto davvero speciale. Infatti i miei ospiti oggi sono due. Il chitarrista, ho il piacere di presentarvi il maestro Gabriele Curciotti e benvenuto maestro. Grazie, grazie mille. E chi è con lei? Con me c'è l'arcimbolda. L'arcimbolda. Esatto, uno strumento particolare che prende il nome da un pittore del Cinquecento, l'arcimboldo, che nei suoi quadri li componeva con verdure, frutte, oggetti, no? E questo nasce semplicemente perché questo strumento è stato costruito non da un solo liutaio, ma da 15 liutai. E allora, è stata necessaria una armonica collaborazione fra sì, questi artigiani. È stato necessario un grande lavoro di organizzazione, di preparazione, di gestione, per seguirlo da parte mia e del mio collega Massimo Di Costi dell'associazione che organizza Roma Expo Guitar, che si chiama Chitarra In. All'apparenza questa arcimbolda è una chitarra qualsiasi, l'osservazione incompetente. No, è giustissima l'osservazione, è una chitarra classica e come tale rispecchia i canoni e i criteri della chitarra classica. L'unica cosa che la differenzia è la rosetta è un po' il marchio di fabbrica del liutaio, un po' la firma, esatto, del liutaio. In questo caso questa rosetta è composta da 15 parti di rosette che ogni liutaio utilizza normalmente. Quindi è indubbiamente ciò che caratterizza di più lo strumento, e anche le meccaniche sono state fatte, realizzate dai due esponenti principali di questo settore in Italia, che hanno collaborato creando una meccanica unica a sé per questo strumento. La rosetta effettivamente appare come uno splendido mosaico, no? Sì, è un intarsio, esatto. Di microscopici, sì, sì. Molto ben accostati, micropezzetti di legno che compongono appunto disegni diversi. L'armonia del lavoro appunto del liutaio e del lavoro del chitarrista. Come si incontrano queste due figure professionali? Queste due figure c'è una simbiosi più che un'armonia. A volte è necessario che ci sia per creare un rapporto speciale, perché sono convintissimo che quando uno strumento è pensato e dedicato da un liutaio per un chitarrista con le sue specifiche competenze, caratteristiche sia personali che musicali, sono convinto che quello strumento diventi unico. Perché c'è un'energia, no, che scorre in generale nelle cose, nel mondo, tra le persone. Se viene incanalata in questo senso, ovviamente rimane sempre un po' uno strumento unico per la persona e per il liutaio. Il campo della musica è quello in cui maggiormente risentiamo della permanenza del lavoro manuale, o viceversa, il campo in cui maggiormente avvertiamo la tendenza alla scomparsa del lavoro manuale.
ovvero l'avanzata inesorabile della tecnologia, spesso disumanizzante. Come fronteggiate voi chitarristi? So che i chitarristi sono molto gelosi di questo aspetto. Ma in realtà un chitarrista, quando ha in mano un oggetto di legno con sei corde, non ha nessuno strumento tecnologico che lo aiuti. Lavora su se stesso, con se stesso e per se stesso. È così il liutaio, almeno in Italia. La caratteristica degli strumenti italiani nel 90% dei casi è che sono costruiti completamente a mano, non vengono comprati pezzi già fatti, o a parte le meccaniche ovviamente. E quindi in realtà è un mondo dove l'artigianato artistico che rappresenta la liuteria rimane veramente come poteva essere 100, 200, 300, 400 anni ma fa. Ma sì, si lavora con oggetti che esistevano, che esistono da sempre. Fa sentire la voce di Arcimbolda? Assolutamente sì. È uno strumento molto, molto caldo, molto dolce. L'armonia è la parola chiave della musica, in questo caso è stata, abbiamo visto, la parola chiave della costruzione di questo particolare strumento, anche perché non solo l'armonia, ma la felice convivenza, spesso tra persone, professionisti diversi, è alla base della musica. Bisogna intendersi, no? Spesso una musica, il solista, il più grande solista, deve potersi comunque riferire anche a qualcun altro, a chi possa, certo, accompagnarlo. Come hanno interagito i 15 liutai, questi a distanza? Si sono scontrati? No, nessuno scontro. Noi li abbiamo coordinati in questo, come associazione siamo presi questo compito ovviamente. Quindi abbiamo assegnato le fasi lavorative divise per 15 liutai, facendoci aiutare da loro sempre, in tutte le lavorazioni abbiamo aperto un forum per poter interagire velocemente tra tutti, e in realtà ognuno poi ha fatto la sua parte, e creando tutto un gioco di incastri, ognuno ha spedito la propria parte all'altro e poi le due insieme a un'altra, eccetera, eccetera, fino a farlo un po' come un puzzle. Lo strumento si è costruito girando per l'Italia. Qui, come in moltissime delle chitarre, c'è un piano armonico di abete italiano, Val di Fiemme, c'è un fascio e fondo invece di palissandro indiano, un manico. C'è armonia anche tra diverse provenienze. Si utilizza normalmente, a volte anche l'acero si utilizza, o altri legni nostrani. C'è una tastiera che è di ebano, quindi viene dall'Africa. Ecco, quindi ci sono tre continenti. Sì, il manico di cedrella, il ponticello e palissandro brasiliano. C'è un bosco intero. Quindi c'è un bosco intero, sì. Come si sarebbe chiamata l'Arcimbolda se non si fosse chiamata così? Una seconda idea era, esatto, di chiamarla l'Armonia. Qual è il pezzo che riesce meglio all'Arcimbolda? Non c'è un pezzo specifico, però si possono fare degli accenni magari. E chi l'ha suonata finora? Solo lei? Finora no, l'ha suonata il maestro Bruno Giuffredi quando nella conferenza all'Expo, durante il concerto del serale di Pavel Steidel, ha fatto un bis. L'ha suonata il maestro Andrea De Vitis durante la prova degli strumenti musicali in apertura. La suonerò anch'io, la suoneranno i colleghi e maestri che avranno voglia e piacere di portarla. Quindi, così in come giro. È stata costruita da diverse mani, sì, sarà suonata da diverse mani. Esatto. Ma lei sente che è stata costruita da mani diverse? Io sento che che c'è un'anima dentro questo strumento. L'ho sentito da subito. Come abbiamo messo le corde appena terminate, eravamo io e qualche liutaio. Siamo rimasti tutti impressionati, perché c'è per forza un'anima dentro a questo strumento. Ce ne sono 15, ovviamente, è stata pensata, voluta, c'è stato il rischio di non riuscire a farla, siamo arrivati sul filo di lana per i tempi tecnici poi di realizzazione, per fare le foto, per la brochure, per tutto quanto, quindi è stata voluta tanto. Grazie, allora tanto più al maestro Gabriele Curciotti e all'Arcimbolda, che ci lasciano con che cosa? Con un estratto da un andante dalla sonata in La maggiore di Paganini. Prego. Thank you.
sulle note dell'Arcimbolda, questa chitarra unica nel suo genere perché nata dalle mani di 15 maestri liutai, ringrazio Laura De Luca e il maestro Gabriele Curciotti che, assieme a Massimo Di Coste, è il promotore di questo progetto di alto artigianato nato all'interno dell'associazione Chitarra In. Un lavoro armonico sotto tanti punti di vista che ha come obiettivo non solo quello di promuovere la cultura chitarristica e la musica in tutte le sue forme, ma anche quello di sostenere la liuteria come fondamentale ricchezza culturale e artistica italiana, aiutando e promuovendo la creazione di una cooperazione e collaborazione intellettuale, ma anche operativa, tra i vari maestri artigiani.